soprannome Sancina, nome d'arte, deriva dalla località che abito. Quando ho iniziato a camminare sparivo, scappavo nei boschi a scuola. Guardavo fuori dalla finestra così. L'unica cosa che riuscivo a stare lì è che disegnavo sul banco, perché io guardavo le piante, guardavo la primavera, guardavo i fiori che fiorivano, guardavo tutto il cambiamento che c'era, no? In questo disegno cerco di rievocare quando da bambino andavo col nonno all'osteria e che giocava alla mora. Dato che lui era abile a fare ritratti così, non avendo soldi, a volte dice: dai, mi fai giù una somianza. Quando beveva troppo mi avvisava a me, mi diceva che io, se non sono in grado di fare la somiglianza a lui, questo glielo devi fare te. Quando sono andato in prima media, il primo giorno di artistico, no? La professoressa ci fa fare un disegno libero, non sapevo cosa fare, e guardo lei e mi metto a ritrarre lei su un foglio. Dopo una mezz'oretta è passata a vedere i tavoli, così cosa si faceva. Tutto tanto viene dietro a me, si mette a urlare, fa: ma non voglio che portate i disegni da casa. Io volevo dirgli: allora uno dei miei compagni salta su e dice: guardi professoressa, che è lui che li fa. Dopo la terza media ho smesso di dipingere per 3 anni, quindi a 17 anni ho ripreso a dipingere, perché c'era avevo mia sorella che stava facendo questo quadro per l'esame di terza media, e quindi non riusciva a dargli la profondità, e allora mi ha chiesto un supporto da me, se potevo farlo. L'odore dell'olio mi ha preso in un modo che gli ho portato i colori e le qualche tela che aveva lì, il cavalletto, e mi sono messo a dipingere, e lì ho ripreso a dipingere olio. Sono entrato a 16 anni in cartiera e mi sono trovato tu per tu con tutta questa carta, e poi sono entrato in caldaia, perché mio padre faceva fuochista, allora anch'io dovevo fare questo lavoro qua, e a star lì così, pur di non annoiarmi, mi mettevo a disegnare. Con quel cartoncino lì ho iniziato a pasticciare col colore, e ho dipinto un quadro, no? Ho dipinto giù un quadro con quel sistema lì. E ho iniziato a prendere passione su questa tecnica. Sono piaciuti alla critica, a tutto, perché erano inconfondibili. E ora sono andato avanti a dipingere per alcuni anni, circa 3 anni. Mi bruciarono una 50ina di disegni. No, nel frattempo, ecco, è successo quella che i disegni che avevo fatto sulla carta dalla cartiera. Durante il lavoro, diciamo, durante il lavoro, c'era su tutto quello che succedeva nella fabbrica. Me li bruciò proprio il principale, perché quel giorno era incazzato, era così, gli sono capitati in mano e ha fatto un falò, li ha bruciati. Allora, dopo che è successa sta roba, non riuscivo più a disegnare lì, nella cartiera. E allora ho piazzato giù un cavalletto in un bosco lì, il bosco di Alduno, e allora ho nascosto questo cavalletto con un ombrello di quelli neri che c'erano una volta. Cosa succedeva? Quando non ce la facevo più, che vedevo che la caldaia era tutto a posto, facevo una corsa, correvo là a buttare giù quella cosa che avevo in mente. Lasciato il lavoro della Supercarton di fuochista, decido di iscrivermi a Brera. Subito i primi giorni il professore mi chiede
l'assistente, se potevo fare l'assistente. Tutto l'anno ho fatto quello. Mi hanno chiesto di fare, dare delle lezioni a dei scenografi. Qui a Brera sono entrato come studente e sono uscito come insegnante. Succede che tutto un tratto inizio a sentire questi colori rossi e vedo che con un colore quasi tonale riesco a dare queste cose. So cosa volevo dire usare solo il rosso. Vedi, certi toni rossi erano cose che sentivo forte. Ho iniziato a fare delle esplosioni, delle cose un po' particolari che non capivo neanche io perché mi uscivano queste cose. E vado avanti diversi anni. E questo è stato il periodo, secondo me, che mi ha cambiato, mi ha fatto entrare proprio nel vivo della mia pittura, del mio realismo lirico, chiamiamolo così, come l'hanno definito loro, dove non c'è più un discorso di vedere le cose, ma di sentirle. Qua è il posto dove nascono i miei quadri. Dopo aver scoperto questo posto, ho iniziato a passare la parte del mio tempo qua. Ho provato a star qua un mese e mezzo, senza andare a casa. Rimanevo qua e intanto mia moglie mi portava da mangiare e io rimanevo qua giorno e notte. Poi ho dipinto, in quelle occasioni lì ho dipinto di notte, ho fatto dei quadri notturni, ho fatto degli studi sulla luce. In quel momento c'era Lionella, sai che lei faceva gli abiti da sposa. Arriva questa a farsi fare il vestito da sposa, c'è assieme la sorella. La sorella, io la vedo, lei è affascinata un po' dai quadri, io la guardo e la vedo la persona adatta da inserire nelle mie cose, che in quel momento sembra che sia apparsa proprio nel momento che io in quel momento stavo osservando la valle che c'è su al Giumello, vedevo delle ninfe nell'acqua. Le vedevo di notte, mi apparivano queste ninfe e vedo lei e dico, era una ninfa. E quindi sono sorti dei quadri dove per me hanno anche fatto un po' impazzire Morlotti quando li ha visti. Succede che io li esponevo giù in un bar a Rovagnate da mia sorella. Lui, non avendo il telefono in casa, che il suo Cagliano, dove aveva lo studio, andava a telefonare nei bar. Vede questi quadri e dice a mia sorella, come fa a avere qua questi quadri? Come fa a avere qua questo pittore qua? E fa, è mio fratello. No, perché io avevo bisogno di conoscerlo. Niente, da quel giorno lì è nata questa amicizia, quindi abbiamo iniziato a frequentarci. Morlotti, cos'è che era attratto? Era attratto dalle mie ninfe e volevo capire da dove nascevano queste ninfe. Voleva capire perché questa luce che tramandavano, questo effetto, questa cosa, da cosa scaturiva. Eravamo tutti e due attratti da questo spazio di natura un po' particolare. Noi avevamo stesso pensiero. Osservavamo i sassi, osservavamo le piante e la luce dove filtrava. Noi si cercava questo, si cercava di riscoprire queste cose che sono le cose essenziali secondo noi e poterle dipingerle. Non so, al mattino, no, non è che mi vado a letto la sera domani faccio questo, non so neanche io, mi alzo al mattino, dopo pian piano da una cosa all'altra la mente inizia a pensare, a fare. Quando arriva questo momento diventa una roba che mi vengono i dolori qua, sento freddo qua, inizio a agitarmi. Quando sono dentro non esiste più niente, no? Capito? E allora sembra quasi che non la realtà è un'altra. Un giorno tornando dal casolare che vado a dipingere, sulla mulattiera c'era appena stato un temporale, stava uscendo un raggio di sole
e si era formata una pozzanghera. Vedo delle farfalle lì su questa pozzanghera che riflettevano, con questo raggio di sole riflettevano, e vedevo le ali che riflettevano nell'acqua. Sono entrato in studio, ho iniziato a buttare giù questa roba qua, e alla fine entro dentro nell'anima di queste farfalle, inizio a dipingerle in vari modi, dalle farfalle che si potevano veramente evidenziare quasi figurative, sono arrivato a fare delle quadri astratti. Mi piace l'uomo libero, la persona libera, tutto deve essere libero, la natura, tutto. Dipingere, secondo me, ti porta ancora di più a estraniarsi dalle cose, dalla routine del giorno d'oggi. La natura è quella che ti salva. Cioè, sono nato con questo amore verso la natura. Ecco, e quindi penso che nel momento che io sono a contatto con la natura sto già meglio, poi se dipingo quello che sento meglio ancora.